Se... Prego, è solo l'ordine del giorno Prodani, Sì. numero uno ovviamente. È favorevole con riformulazione, cioè invece di impegni al governo ad adottare, impegni al governo a valutare la possibilità di adottare. Vediamo se riusciamo. Che facciamo su questo? Onorevole Prodani, prego. Io vorrei, se possibile, leggerlo un attimo e poi metterlo in votazione. Nel senso che lei non accetta la riformulazione, No. quindi eventualmente andrebbe in votazione col parere contrario. Sì, però Prego. vorrei. Allora lei fa la dichiarazione di voto per la Sì, quale ha il io suo leggo tempo. Prego. semplicemente l'ordine del giorno. Poiché con questo provvedimento si intende riabilitare e dare il giusto riconoscimento a quei soldati italiani caduti per la fucilazione durante la Prima Guerra Mondiale, sarebbe opportuno, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, onorare la memoria di tutti i caduti in guerra, a prescindere dall'epoca e dalla divisa indossata. È necessario restituire alla verità anche vicende completamente dimenticate dalla storia e oscurate dalla propaganda, in particolare la morte di migliaia di residenti del Tirolo e del litorale, gli attuali Trentino Alto Adige, Sud Tirol e Friuli Venezia Giulia, allora appartenenti all'Austria, che combatterono trovando la morte per le forze armate austro-ungariche. L'impegno era semplice, era quello di adottare, non più chiaro come impegno, le opportune iniziative per ricordare in modo degno il sacrificio di quei soldati a lungo dimenticati, caduti combattendo e indossando la divisa appunto delle forze armate austro-ungariche. La ringrazio. A questo punto il governo chiede di intervenire, mi pare di capire. Il governo è disponibile ad accettarlo come raccomandazione. Onorevole Prodani, va bene? Perfetto. Onorevole Ottobre, su che cosa? No, non ho capito. Su che cosa? No, questo ordine del giorno è stato accolto, non si vota. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ha facoltà di intervenire. Voto finale ovviamente. L'onorevole Prodani in dichiarazione di voto. Perfetto, rinuncia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rabino. Questa sarà una scelta dell'onorevole Rabino. Consegno l'intervento, La grazie. Presidenza le permette ovviamente di consigliare. Ho iscritto l'onorevole Piras. Sì, anch'io per annunciare il voto favorevole di Selle e per annunciare che consegnerò l'intervento. La ringrazio. Onorevole Causin. Consegno l'intervento e voto favorevole. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Basilio. Prego. Grazie Presidente. Io avrei già ampiamente descritto la ratio di questa proposta di legge ieri sera durante la discussione generale. E quindi,